www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Giuseppe! Allora, recupero. Allora, Giuseppe è stato bravissimo, però anche per te le nostre campane, Giuseppe. Grazie, grazie, molto gentile. Tu proprio non hai tenuto il pubblico fermo, proprio lì a metà esploso. Perché tu te sei la prima e l'ultima volta che vengo? Allora Giuseppe, sei stato bravo. Grazie, grazie. Hai fatto cantare anche il pubblico, l'hai fatto emozionare. Bellissimo. E tu hai fatto un bel gesto, che è stato quando loro hanno applaudito. Il cuore, hai visto? Grazie di cuore. Grazie di cuore. Bene. Grazie. Bravo Giuseppe. Buonasera a tutti. Allora, ciao, caro Seppi, quest'anno che abbiamo la novità del gioco con il pubblico, così lo facciamo partecipe. Io inviterei questo signore qua, caro Seppi. Gioco, quest'anno Eugenio ha inventato il gioco con no, non l'ho inventato io, cioè la corrida originale lo fanno, quindi l'ho voluto portare anche qua. Bene, allora, voi dovete indovinare questa persona che si chiama? Roberto, Conti Roberto. Conti Roberto di? Acquaviva. Di Acquaviva. Scusami, allora, ve lo ricordate, l'anno scorso Roberto ha partecipato alla nostra corrida, quest'anno sì. non poteva essere presente perché ho un piccolo problema alla gola e quindi non poteva cantare, però ti aspettiamo. Perfetto. L'anno prossimo. Oh. Ok. Ora tu conosci il lato suo, cioè che canta, che sì, lui... però parlando con lui, perché abbiamo discusso un po', abbiamo parlato e mi ha, diciamo, confidato una cosa che io ora chiederò al pubblico, sperando che loro indovinano, di quello che lui ha avuto tempo fa. Non dico altro. Ah, fai pure il cartomante. Sì, ho cartomante. Ora te lo spiego. Spiega. Tu vada a lui, se loro indovinano, ok? Sì. Chi indovina avrà questa maglietta, va bene? Non questa mia, perché ti vede sudata. È sudata. Allora, questo signore, che cosa ha, diciamo, che cosa ha di strano? Che cosa ha avuto di strano? Possiamo i fatti, per favore? Non lo so. Bella risposta. Anch'io non lo so. E che ben ha fatta? Non saprei. Che cosa c'ha di strano questo signore? Che cosa ha avuto? Non lo so. Non lo sa. Un contrattempo. Ha avuto un contrattempo. Ma lei si diploma cieco, veramente. La risposta così secca, veramente. Ha avuto un contrattempo. Sì, allora, che cosa ha avuto secondo lei? Leo? Ha avuto... aveva i capelli prima. Prima aveva i capelli e ora... Vabbè, ce l'ha pure i capelli ora, voglio dire. Allora, non lo so. Lei dorme? Lei è un pigliapesce. Oh, va bene. E viene qua. Signora, lei che parò quattro da salute. Ci registra questo pubblico e ha chiesto signore che faceva prima e che ha avuto prima. Daniele? Dov'è? Il bussone. E secondo lei che ha avuto di strano? Signore, entro stasera però. Vabbè, domani passo. Allora, che ha avuto di strano? Ha avuto qualcosa di strano? Che è scappato, è stato in guerra in Abissinia, ha fatto affondare un draghetto, ha rubato... I morroidi. Cioè, lei di dov'è? Da Sutera. E lei viene da Sutera per te sta stronzo. Tiroide. Ha avuto la tiroide lei? Vabbè, ma la tiroide non è che è una cosa eccezionale, voglio dire, c'è qualcosa di strano, qualcosa di particolare. Lei? Io non lo so. Lo dica. Non lo so. Non lo so, quindi l'ha detto. Permesso? Grazie. Lei? È di Acquaviva. Oh, ma qua si sforzano a fare sforzi, ah, proprio si impegnano. Lei è straniero. Lei, che cosa aveva questo signore di strano prima? È stato operato. E ma che tutte ricoverate, senti, che con la tiroide, che con l'emorroide, che con qualcosa che... È dimagrito. È dimagrito. Pazz, questo mi ha fregato. Allora, diciamo
che qualcuno ha quasi indovinato. Lei è ingrassato. È ingrassato. Invece lei ha detto? Era grasso. Allora, come te ne chiede qua? Hai visto, ti vengono pure a trovare. Dimmi, dimmi. No, io non la dico. No, se è volgare no. Perché se la dico viene a buon costume e ne arresta tutto. Allora evitiamo. Allora, diciamo che un signore si è avvicinato tantissimo. Non sei bella? Sei bella però no. O sei bella o se no, o sei brutta. La cosa l'ha detto. Sono bella però no. Ma io non lo so. Ma lei si può. È dimagrito 30 kg. È dimagrito 30 kg? Quanto pesi? 80. Quindi è dimagrito 30 kg, un po' essi. Io ti ho peso prima, Roberto, non penso. Tu, fate tu. Pensa a Pitica, ti sembra allungare. La tua cosa sta diventando come l'annunaki. Gli annunaki che sono venuti, tu lo sai. Continua, Eugenio, ciao! Dal pianeta di Nibiru erano alti 2,50 m. E sempre ci sta arrivando. Si è sposato. All'andra. Si è sposato. 22, dico. Era anoressico. Era anoressico. Diciamo che ormai abbiamo, diciamo, capito qual è. Cioè, siamo entrati un po'. Non lo so. Allora come non te lo succede? No, dai, dice una stronzata, tanto ne c'erano tanti. Dice qualcosa, ci manca un dito del piede. Era una femmina? Era una femmina? Oddio, veramente. Ha due figli, Roberto. Sei a far schifo proprio. Allora, oh, non ve ne andate perché adesso ci saranno dei concorrenti che vi faranno scompisciare dalle risate, eh? Purtroppo non arrivo lei. Guardate cene, o lei. Ma io voglio le carte, ambara faccio cocco. Era balbuziente. Ma se parlavo di peso, chi c'è no balbuziente? No, io non ci vengo anch'io a Mossomele. Me ne vado direttamente a Trapani. Era magrissimo. Era magrissimo. Non è così. Non ha perso 20 kg. 30. Non ha perso 30 kg. All'andro. Si è tolto il vizio di mangiare. No. No, e che campo d'aria? Come? Che campo d'aria? Appunto, che è mongolfiera. No, era magro, no. Anoressico, no. Eugenio, stai facendo arrabbiare il pubblico, eh? No, io ho detto, siccome una signora ha detto è dimagrito 30 kg, io ho detto di no. Ok? Perché il signore che si chiama Giuseppe Roberto era, diciamo, 60 kg? No. Era obeso? Quanto pesava secondo lei? Visto che ci arrivavamo, dai. 90, spavento, no. 100 kg? No. Se lei indovina gli do questa maglietta. 120. No. 140? 140. 140? Lei la signora? Salvina. Non ha indovinato. No. Allora, continuiamo caro Sebbi, poi alla fine ci dedichiamo altri 10 minuti. E dobbiamo rimanere tutti così? Sì, certo. Col punto interrogativo. Così loro nel frattempo pensano questo uomo quanto pesava. Ho capito, va bene. Va bene? Ok. Allora Roberto, accomodati, ci vediamo noi dopo. Allora Alessandro, Eugenio, vieni qua. Smettilo. No, vabbè, ma così. Allora. Settimo Alessandra, concorrente. Prima che finiamo dobbiamo presentare i tuoi figli perché in due corridi una non c'è, l'altro dorme, quindi il prossimo Tonino fallo svegliare. No, non lo fare svegliare non perché poi violenza. Allora, settimo concorrente, il signor Miceli Giuseppe. Aspetta Giuseppe, la signora ti accompagna a braccetto con la signora. Eccolo qua Giuseppe Miceli. Più avanti. Che sembrate due sposini che vanno all'altare, tutte e due.
cosa ci faccio? Allora, il brano di Eros, Ramazzotti. Okay. Grazie. Grazie, io mi ricordo 2 anni fa che già Giuseppe ci ha fatto emozionare con un brano di Eros e penso che quest'anno creerà la stessa atmosfera. Lui voleva dedicare questa canzone. Canzone nazionale dei tumori d'Italia. È la buon'anima di mamma che è scomparsa da 2 settimane. Allora penso che Giuseppe stia provando un dolore fortissimo, dedica questa canzone a sua mamma e noi veramente ti incoraggiamo perché capisco che sei veramente emozionato. Allora Giuseppe, fai un sorriso al pubblico di Mussomeli che ti vuole bene e non essere... ora ti scarichi, cantando ti scarichi, ancora un bel applauso a Giuseppe, eccoci, adesso ti diamo il microfono e partiamo subito con la base. Ok, a voi Giuseppe Miceli. Altro microfono? L'altro microfono, quello che c'è là sulla sedia. La signora Nicoletta. Nicoletta Orsomando. Forza Giuseppe! Forza! Giuseppe Miceli alla corrida a Mussomeli il 28 agosto 2014. Thank you.
Giuseppe Miceli alla corrida di Mussolini. Applauso anche per te, le campane pure. Adesso sei più rilassato, vero? Microfono Enzo. Ah dai, che sei più rilassato. Allora saluto i nostri amici e poi ci vediamo dopo. Saluto tutto il pubblico grazie mille. Ok, grazie Giuseppe. Grazie. Ciao. www.castelloincantato.it La notizia. La notizia. La notizia. Corre in rete.